Ciao amici, oggi nuovo video in palestra ma con dei bambini, ragazzini un po' diversi che non avete ancora conosciuto. Siamo qui, guardate che belli, ASDR, che in un paese della montagna che ci aveva messo un'ora e mezzo a arrivare. Adesso vi spiego perché. Prego signorina, venga pure. Ciao. L'insegnante di oggi, Simona, quando eravamo molto giovane, diciamo che ci allenavamo insieme, quindi sono venuta a trovarla, a conoscere i suoi bimbi, e oggi ci sfideremo in una challenge che hai inventato tu, quindi non lo voglio sapere. Volevamo metterti alla prova, Sauri. Che meraviglia! Sono pronta! E adesso divideremo in tre gruppi i ragazzi e vediamo che cosa succede. Molto molto semplice, siamo tre squadre, adesso sceglieremo il nome della squadra, noi sicuramente saremo le cacchette. Siete felici di essere cacchette, non vedevate l'ora! E cosa faremo? Praticamente questo è il piccolo percorsino che faremo, ovviamente facendo qualcosa, per esempio una capovolta oppure sacchi di patate, lo decideremo strada facendo. Il primo che batterà il 5 alla persona che sarà lì, che poi sarai tu, quindi presentiamola, chi sei? Vittoria, piacere. Vittoria, insieme a Flavio. Flavio, che faranno i giudici. Chi poi batterà per primo pescherà il bigliettino e insieme alla squadra andremo a scegliere chi sarà la persona giusta per fare la prima challenge. Ci sarà la seconda, la terza, la quarta, alla fine chi avrà un punteggio maggiore ovviamente vincerà. Siete pronti? No. Sì! Io no. Vinciamo noi! Noi, le cacchette molli, guarda qua quanto sono brave. 2 minuti che scegliamo il nome della squadra e torniamo. Se dovete essere fieri di essere fieri. Ma che pandacorno? Pandacorno, questo vuole essere un pandacorno, la scoreggina. Bravo Ricky. Allora, iniziamo con la presentazione della mia fantastica squadra. Noi abbiamo optato per un nome molto dolce, siamo le scoreggine unicorno e loro sono molto felici di esserlo. Sì, sì, proprio. Poi vi presento invece la squadra dei super fantastici carciofi! Abbiamo la squadra dei carciofi qua in questa mesa così, e poi come ultima la squadra delle polpette. Le polpette. Come sempre non ci piace il cibo, carciofi, polpette e scoreggine unicorno. Prima challenge, su un piede si arriva capovolta e si batte. 3, 2, 1, via. Esercizio difficoltoso di sfida scelta, squadra in vantaggio. Ok, ma noi siamo pari, quindi scegli tu. Esatto. L'esercizio scelta sarà a coppie chi fa la carriola più veloce per tutta la striscia. Ok, andiamo a scegliere chi sarà dei nostri compagni. Sono tutti in posizione, posizione sulla gamba. Al mio via si parte, eh? Andiamo con la seconda manche. Sono in posizione, loro sono pronti perché dovranno fare capovolta avanti e di corsa a battere il 5. Via! I carciofi sono fortissimi! Maggior numero di giri addominali con un solo slancio di caricamento. Anna, Marta e Pietro avranno un compito difficilissimo, dovranno fare più giri addominali qua di fila e fidatevi, con uno slancio è davvero difficile. Facci vedere cosa sei capace. Ma che muscoletti. Via! Sette,
metro è stato battuto da Anna. 11 giri. Siamo 1, 1 e 0. Ora si corre all'indietro e poi a quattro zampe sul tappeto. 3, 2, 1, via! I maschi ci fregano sempre! Maggior numero di pennello, pennello, salto avanti senza cadere di sedere. Vado a cercare la ragazza della mia squadra. Martina, Sabrina, che non sono io, e Angelo hanno questa cosa che è davvero super difficile, quindi loro faranno pennello, pennello, sono i fan che mi salutano dalla porta. Salto avanti raccolto, quindi senza le mani. Quanti riescono a fare fila senza arrivare di sedere? Pronti? Il maschietto ha un po' barato perché era passo passo pennello salto avanti, però vediamo poi il giudice cosa dice. Sì, io pronta Marti? 3, 2, 1, vai! 1, 2, 9, vai, vai, vai! Ok, adesso per forza pennello che si mette a un dominio. Vai ancora pennello, pennello. Siccome i maschietti hanno barato, abbiamo messo che dopo il 10 avevamo fatto pennello, pennello. 14, vai Sabri! Sabri è il mio nome e quindi perderai perché io porto sfortuna. Vai! Dai Sabri! 1, 2, bravissima! 3, 8, 9, 9! La squadra delle scorreggine non va molto bene, eh? Quindi giudice chi vince? Martina, che è della squadra delle polpette. Polpette 2, carciofi 1, scorreggine 0. Ora arriveranno facendo la paperella con il verso e poi a quattro zampe. 3, 2, 1, via! Ma guarda lui! Che fregoni! Che fregoni, carciofi! Scegli Giovanni! Guarda che gentiluomo! Maggior numero di salti con il sedere sul trampolino senza interruzioni. Arriviamo. Praticamente cosa sarebbe l'esercizio? Tirando sui piedi, 1, 2. Chi riesce a farne, speriamo 150, le cacchette scorreggine, perché stiamo andando molto male. Abbiamo Benedetta, Giovanni e Ilaria che si sfideranno nei salti sul sedere. Giova, sei pronto? 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, appoggiato, 6, 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 anche lei! 6 anche lei, per ora pari! Forza Benny, possiamo vincere le scorreggine, eh? 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, appoggiato, appoggiato, 5! Pareggio! 1, 2, 3, 4, ho visto i piedi al 4! Devi fare più di 4, eh? Via! 1, 2, 3, 4, 5! Le polpette vincono ancora. Ora arriveranno tenendo su un piede, aiuto, così. Via! Polpetta! Più veloce a fare una striscia intera di capovolte avanti. Sempre più difficile, ora si arriva al materasso in verticale. In realtà Angelo era stato il migliore. Maggior numero di flick di fila. Sempre più difficili flick di fila. Abbiamo Elia, che è un bonus perché aveva già fatto la carriola ma era l'unico che se lo sentiva. Laura e Viola. Pronta Viola? Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prova! 7. Vai Laura! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
arriveranno facendo l'orsetto, che è questo. Camminando. Ma Viola, ti sei piantata! Viola ha avuto un problemino. Andiamo con il pescato. Maggior numero di squat con un compagno in braccio. Cosa? Ma siete fuori? Uno e cadono come delle pere. Diciamo che ognuno ha cercato di prendere il più leggero. Il problema è che guarda i muscoli di questo. I muscoli suoi e poi ci sono io. Vai! Dammi una mano, Andre. Tira! Non ce la faccio! Tre copo volte indietro, più corsa all'indietro. Esercizio difficoltoso di sfida a scelta dalla squadra in vantaggio. Essendo molto molto difficile, questa è una variante jolly perché ci abbiamo messo un salto teso. La migliore che abbiamo scelto per noi della squadra proverà a fare rondata salto teso. Parte Anna. Vai Anna! Bravissima! Alessia! Ragazzi! Vittoria! Bella! Simo! Ci servirebbe il parere di Flavio. Giudice Flavio, devi dirmi chi è stata la migliore. Vittoria, secondo me. Quindi punto ai carciofi, era il bonus dei carciofi. Carciofi 2, correggine 2 e gli altri troppo. Difficile, da sdraiati, chi arriva qua per primo. Carciofino alla grande. Camminata in verticale più lunga. Alessia, Sara e Leo, questo è l'ordine di sfida e io segnerò dove arriveranno. Forza Ale, vai! Quando arrivi alla fine devi girare e tornare indietro. Io, brava! Brava! Vai che ce la fai, allungati bene! Mamma mia ragazzi, qui! Vai! Un'andata, un ritorno e quasi una terza striscia fino a qua. Vai Sara! Vai Sara! Bravissima! Bravissima! Dai che stai per finire la seconda! Ne sono rimasti solo due, ora arriveranno facendo le ruote. Bel salto! Resistenza in verticale. Tre per squadra, questo esercizio vale tutto, quindi chi vince questo vince tutto e sarà il campione, non pagherà penitenza. Tre possibilità, chi rimane più in verticale fa vincere la squadra. Vincono la sfida. Ma allora chi è che ha vinto? I carciofi! Ci siamo fatti battere dai maschietti! Dovremmo fare poi allora più avanti una rivincita. Che dite? Va bene. Sì! Allora, qui sotto nei commenti scrivete in cosa posso risfidare questi carciofi che ci hanno battuto. Noi eravamo le scoreggine. Ora noi vi abbandoniamo perché ci mettiamo a fare delle sfide tra di noi. E quindi mi raccomando, aspetto i vostri commenti. Mandate un bacio!
Vi siete fatti la doccia? Sì! Vi siete lavati i piedi? Sì! Non ci credo proprio.